Allora, vorrei intanto che dessimo tutti il nostro grande benvenuto, anzi bentornato, al reverendo professor Abukawa e a tutti i monaci del Tempio Muryokin del Monte Koya. E insieme a loro all'abate Mauro Giuseppe Lepori, parleranno, non sono solo io qua, vi rassicuro, perché no. Allora, questo incontro è un po' un happening, è un meeting dentro il meeting. E io inizio così. Il 28 giugno 1987, ore 13, Monsignor Giussani comparve davanti ai miei occhi in una luce chiara e abbagliante. Restammo abbracciati in silenzio per qualche istante, senza bisogno di dire una parola. Così scriveva il professor Abukawa su Tracce in occasione dei 20 anni di questo incontro, di questo giugno 1987. Sono passati altri 10 anni da quelle giornate ed è bellissimo ricordarlo. Per me poi lo è ancora di più, perché ero presente in quel 28 giugno 1987, anche alle ore 13. Ma ancora di più del ricordo, è bella la vibrazione che il ricordo provoca in noi oggi, qualcosa che misteriosamente ci parla ancora oggi. Ecco, oggi in questa occasione, in questo meeting dentro il meeting, vogliamo sentire di nuovo questo qualcosa che misteriosamente ci parla ancora oggi, dopo 30 anni da quell'inizio di amicizia, da quella fiamma che non si è mai spenta tra questi due uomini, Don Giussani e Shodo Abukawa, che hanno vissuto un'amicizia intima e misteriosa per tutti noi e che abbiamo accompagnato, abbiamo vissuto assieme a loro nel tempo. Dico che chi vuole un po' documentarsi su questa storia ha la possibilità, consultando nel sito comunioneliberazione.org, c'è cioè tutta la raccolta di tracce. E solo per gli abbonati però, quindi abbonatevi così potete consultare tutto e troverete nel corso del tempo come il diario di questa amicizia, le sue ansie, i suoi tornanti, le vicende che ci hanno accompagnato in questi 30 anni di storia. Ma adesso andiamo con ordine, perché appunto ho bisogno un attimo di Wakako, che vi prego di salutare, perché che prego di venire qui un secondo, perché lei introduce molto brevemente il primo momento di questo incontro e ci deve spiegare delle cose particolari, affinché noi lo possiamo vivere in tutta la sua intensità e significato. Allora, grazie Wakako. Grazie a tutti. Davvero io sono veramente commossa e contentissima, perché 30 anni di amicizia è una cosa bellissima che nessuno poteva nemmeno immaginare. Quindi io devo ringraziare tantissimo a Don Giussani e Abukawa, perché sono due grandi maestri. Allora, fra poco noi sentiamo preghiera
da parte cristiani e buddisti. Allora, quando i monaci del Singon fanno preghiera, loro lanciano pettera di fiori. Questo per noi, la, come posso dire, purificazione del luogo. Quindi, praticamente, è chi posso prendere questo fiore di pettero di fiori vuol dire persona amata dal mistero. Quindi, quando i monaci gestono i fiori, se uno si trova vuol dire più felice. Quindi, se volete, prendete casa, perché felicità è lo scopo della vita per tutti. Ovviamente, quello che non possono prendere vuol dire, non vuol dire dispiace, perché appunto tutti noi siamo abbracciati dal mistero. Grazie, questa è la spiegazione. Bene, allora è tutto chiaro, ci sarà, c'è questo momento di preghiera e questo lancio di fiori di loto, sì, giusto? Fiori di loto. Bene, non azzuffatevi per prenderli, perché come abbiamo capito siamo tutti abbracciati e benedetti dal mistero. Qualcuno avrà anche la fortuna di avere il fiore. Bene, dopo proseguiremo il nostro incontro. Prima questo momento in tre tempi. D'accordo. Quindi andiamo. Sì. Allora. Thank you.
Yeah.
mi sono chiesto con quali parole avrei dovuto o potuto accompagnare, presentare, introdurre questo incontro, questa seconda parte del nostro incontro dopo questa prima parte di preghiera. Ma una delle cose che qualche volta rende fortunati i moderatori al meeting è quella di poter avere tante volte i testi in anticipo e poterli leggere, e dopo che li ho letti ho detto che non mi sarei sentito all'altezza delle cose che rispettivamente Shoda Bukawa e l'abate Lepori ci diranno. Perciò io sono molto emozionato e toccato, perché, come vi dicevo, ho anche nel mio piccolo partecipato al primo incontro e ho cercato nel tempo di accompagnare questa amicizia e questa storia. A Bukawa mi manda sempre le sue calligrafie, e come ci sono le foto di questa storia di 30 anni in un corridoio del tempio, così ho detto da me all'ufficio al Centro Internazionale a Roma ho tutte le calligrafie che mi manda, mi fa avere attraverso Wakako di volta in volta, di tanto in tanto, mandandomi sempre questi segni profondi di un'amicizia che è anche un po' indescrivibile per tanti aspetti. Ora, grazie alla instancabile Wakako Saito, che accompagna, che è il motore in moto, direi, di tutto questo nostro vedersi, trovarsi, incontrarci. E anche un po' capirci come donna all'incrocio linguistico dei nostri mondi. Allora, adesso sentiremo Shoda Bukawa, l'intervento che ha preparato per questo nostro incontro. Grazie ancora. Buongiorno. Buonasera. Buon appetito. Mi chiamo Shodo Habukawa Koya-san. Grazie invitate this meeting. Molto grazie. Molto grazie per la vostra invito, caro, ancora quest'anno al meeting di Rimini. Kigen 2000年 Millennium 記念というのがありますが、 それを目前にいたしました 99年 8月29日に 私たちはスイス国ルガノ山麓のフリブルグ教会を目指して進んでおりました。 Era il 29 agosto del 1999, pochi mesi prima del passaggio di millennio, partendo da Lugano, stavamo percorrendo la strada per arrivare all'abbazia cistercense di Autoribu a Friburgo in Svizzera. Sassoから no ganzen ni wa nanman heibe tomo shirenu ao ao to shita shougen ga hirogari sono koya o kubi ni suzu o tsuketa houboku no ushi ga karan 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 to かわいい音を鳴らしながら静かな平和な時が流れていました。 Dalla finestra della macchina, davanti ai miei occhi,
ho visto la pianura verde bellissima che si estendeva per chilometri senza limite. C'erano tanti gruppi di mucche che portavano un campanaccio al collo che faceva suono molto carino. Il tempo passava in silenzio e in pace. Sono coro, koya san de wa doji no don Nambrojo sensei ga Millennium Kinen Sankei o koya san de tsutomete orareました. Nello stesso anno Don Ambrogio Pisoni di Milano è venuto sulla nostra montagna sacra, il Monte Koya, del buddismo Singon per commemorare l'anno 2000. Gozen 9時, Friburg no kyōkai ni ukagaimashita watakushi tachi o 20数人 no shinpu sama ga omachi kudasatte ori asa no misa ni douseki sasete itadaki incho no shimesareru baiburu no kasho o mokudoku sasete itadaita no desu. Dunque, torniamo alla nostra visita all'abbazia Cistercensi di Autoriv in Svizzera. Siamo arrivati lì alle 9 di mattina. C'erano circa 20-25 monaci vestiti in bianco e nero che ci aspettavano. Così abbiamo partecipato alla liturgia della mattina. L'abate mi indicava con il suo dito l'inno della preghiera del messale e io seguivo tramite le lettere dall'alfabeto anche se non capivo il senso delle parole. Io che sono un monaco buddista e loro che sono amici monaci cattolici, nonostante la differenza siamo uniti davanti al mistero tramite la preghiera. Gogo no misa ni wa 信者の方々に混じりパンをいただこうとして神父の前に出ますとその神父さんを私にピースフルと笑顔で答えられ頭を横に振られた時の印象が忘れられない光景として今に 残っています. Nel pomeriggio ho partecipato di nuovo alla liturgia. Ad un certo punto ho visto che tutti i partecipanti si alzavano per andare davanti all'altare senza sapere bene cosa facessero e solo dopo ho saputo che era il momento della comunione che solo i cattolici potevano ricevere. Mi sono alzato anch'io per prendere l'ostia, ma il monaco che mi accompagnava scuoteva la sua testa pacificamente con un grande sorriso per dirmi che non potevi andare. Era un momento molto impressionante perché davvero abbiamo condiviso il momento più profondo della preghiera nell'abbraccio al mistero, nonostante la differenza. E per questa intensità non dimenticherò mai la scena. Yokucho incho sama to no kinen satsuei no nochi wakare o oshimi tsutsu jigyo shita shidai de arimashita. Il mattino dopo, purtroppo, dovevo salutare l'abate dell'abbazia. Ci siamo separati davvero a malincuore. Watakuchitachi no keigai suru soshite sono setsu no incho sama ga Mauro shinpu de arareta no desu. 5 nen mae ni Yoroppa de sainenshou no 40 sai shudo incho go shunin to ukagatta no desu ga ima mo amari お代わりになっていらっしゃらない感じがいたします。
Nel settembre 2010 ho saputo che questo abate è stato eletto abate generale del Cistercensi quando aveva soltanto 50 anni. Questo abate generale, come sapete già, Mauro Giuseppe Lepori, che sta di fianco a me ora, e dopo questo primo incontro del 1999 sono già passati 18 anni. Ma l'abate generale non ha cambiato per nulla, è sempre uguale. Watashi tachi no keiai suru Jusani sensei wa banbutsu ni kokoro o hirake toyu koto ga kami to no ittai kan o taiken suru tame no mottomo yōtai de aru koto o kyōji saremashita ga ima ya Ambrosio sensei, Mauro sensei, Kamisashika sensei nado wa masashiku sono jissensha de araremasu. Monsignor Luigi Giussani, che rispettiamo ed amiamo molto, ci ha insegnato che per avere un'esperienza mistica è davvero importante aprire il nostro cuore a tutto ciò che esiste nel mondo. Direi che i suoi discepoli, Don Ambrogio Pisoni, l'abate generale Mauro Giuseppe Lepori e Sua Eccellenza il Vescovo Massimo Kamsask e tanti voi, tutti voi, siete davvero i maestri che aprono il loro cuore tutto ciò che esiste nel mondo, nella vita quotidiana. Quindi sono tanti maestri voi che proprio fa come Don Giussani. Kami no jiko dentatsu de aru banbutsu shinra bansho ni kokoro o kayowaseru koto ni yotte banbutsu to no ittai kan zenitsu no seimei o isshiki shi jiko jishin ga kami no hizotai de aru toyu jitsu taiken o kantoku suru キーポイントをジュサーニ氏は教示せられました。Tutto ciò che esiste nel mondo appartiene all'unico essere che dà la vita, cioè al mistero. Il mistero crea comunione tra tutti gli esseri e l'eternità, ed anche noi siamo parte del mistero. Quindi, vedendo tutto ciò che esiste nel mondo, possiamo sentire la presenza del mistero. Significa che quando vediamo e capiamo più profondamente il nostro cuore, allora possiamo sentire la coscienza del cosmo superando il tempo e lo spazio. In altre parole, possiamo dire che costituiamo un'unica unità con tutto il cosmo. Giussani sensei ga Koya-san o hōmon nasareta toki ni 千の手を持つ仏像が万人に愛と救済の手を差し伸べられる象徴性の表現であることを知られ、お帰りになってからはその尊像のお写真を常に気丈に奉安され、終生 話されなかったということを伺っておりますが、その逸話は私たちにとっても決して忘却することのないご教示として残っております。 Quando è venuto Monsignor Luigi Giussani al Monte Koya, gli è piaciuta molto una figura buddista, si chiama Senju Kannon, che è una divinità buddista della compassione raffigurata con mille braccia per aiutare tutti quelli che soffrono con il suo amore, con strumenti ed oggetti diversi. Ho sentito che dopo essere tornato in Italia, Don Giussani ha messo una raffigurazione di questa divinità Senju Kannon sulla sua scrivania per sempre e non l'ha tolto mai.
Non dimenticherò mai il suo insegnamento e questo episodio.私たちが絶え間ず熱心に現実を生き続ける時、神秘体験という神の啓示がロゴスという形の言葉と意味を持って私たちの心の内に語りかけることをリュサーニ先生は教示されたのであります。 Io direi che l'insegnamento della Don Giussani è davvero importante. Se continuiamo a vivere la nostra vita quotidiana in ogni momento, intensamente e diligentemente, riceviamo l'esperienza mistica. Essa è un momento in cui il mistero parla per e con noi nella forma del Logos, quindi senza parole, che hanno un preciso significato, ma liberandosi profondamente al nostro cuore. Questo è parte. Basta. No, questo no. Questo è dopo, sì, le domande. Ho detto che non avevo molte parole per introdurre questa giornata. Il professor Abukawa mi ha anche anticipato, perché ha parlato dell'abate Lepori, l'ha già presentato, ha detto che è uguale a 18 anni fa. Mi è un po' dispiaciuto che non mi ha trovato uguale a 30 anni fa, però accetto il passare del tempo in modo sereno. Allora, Mauro Giuseppe Lepori è l'abate generale dell'ordine cistercense e adesso ci apprestiamo ad ascoltare il suo intervento su questo titolo, da quale cuore irradiano mille mani. Avete un po' già capito che si riferisce a questa figura che tanto colpì Don Giussani in quell'occasione. Sayonara. Quando alcuni mesi fa mi sono incontrato con la cara amica Wakako alla stazione centrale di Milano per parlare di questo incontro, mi ha trasmesso da parte del professor Shodo Abukawa un prezioso regalo, una splendida calligrafia artistica eseguita dal professor Abukawa stesso, che vedete sullo schermo, con quattro elementi che compongono una frase di Kobo Daishi, fondatore del buddismo Shingon, una frase in cui egli elogia la virtù del suo maestro Keika. La frase dice: tutti quelli che vanno a trovare un grande maestro o una persona virtuosa hanno il loro cuore vuoto, ma grazie all'incontro con lui tutti saranno salvati e torneranno sulla strada di casa con il loro cuore pieno di soddisfazione. Con questa frase il professor Abukawa mi offriva la chiave di lettura di quello che ho provato nell'incontro con lui quando venne a visitare la mia abbazia di Hauterive nell'agosto del 1999. Raramente qualcuno ha lasciato in noi tanta pace e letizia come ce l'ha lasciata lui. La sua familiarità con il mistero e la sua tenera attenzione ad ognuno ci hanno rimandato sulla strada di casa, cioè il cammino quotidiano della nostra vocazione di monaci cristiani, con un senso più intenso di quanto il rapporto col mistero soddisfi il cuore, lo riempia di soddisfazione, cioè ne riempia il vuoto strutturale, ontologico. Ci siamo ritrovati a pregare le nostre preghiere quotidiane, a celebrare l'Eucaristia,
a fare silenzio, ad ascoltare la parola di Dio, a vivere i rapporti fra di noi, a contemplare la bellezza del creato con un cuore più sensibile, più desto, più fervido. E per noi il mistero era che questo dono ci era offerto da un monaco buddista, che un monaco di un'altra religione ci aveva richiamato a Cristo, quasi facendoci rivivere l'incontro con Gesù risorto dei discepoli di Emmaus, il cui cuore vuoto era stato riempito di fuoco anche quando non lo riconoscevano ancora. Per questo non mi stupisce quando si ricorda l'impressione che l'incontro con il professor Abukawa ha lasciato in Don Giussani e viceversa, anche perché la stessa esperienza di un incontro che ti riempie di senso del mistero l'avevo fatta incontrando Don Giussani stesso. Gli incontri che ho fatto io con entrambi mi fanno intuire con un senso di venerazione l'intensità dell'incontro che hanno vissuto fra loro. Per questo è provvidenziale che il momento di oggi, che non vuole solo commemorare storicamente un incontro di 30 anni fa, ma direi che vuole continuare a viverlo e rinnovarne la portata e l'esperienza, è provvidenziale che questo momento si svolga in un'edizione del meeting di Rimini intitolata «Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo». È proprio questo che ci interessa, facendo memoria di ogni avvenimento del passato in cui il mistero si è manifestato. Ci interessa riguadagnarlo, che poi è come dire redimerlo. Da cosa? Da una distrazione, da una dimenticanza che poco o tanto ha magari lasciato scivolare nel passato un'esperienza in cui l'Eterno si è manifestato nel presente. Un'esperienza così, un incontro così, di per sé non può scivolare nel passato. Sarebbe come dissipare un'eredità invece che farla fruttificare. Un'eredità dissipata di per sé non sparisce, ma è alienata. Non è più messa a frutto per chi ne è legittimo erede. Ma l'eredità di un incontro è un'esperienza del cuore. E ciò che si aliena dal nostro cuore, anche se altri possono usufruirne, è come se ci alienasse da noi stessi, ci allontanasse da noi stessi. È come se ci portasse via il cuore. Per questo la frase di Kobo Daishi, donatami dal professor Abukawa, esprime un grande amore per il nostro cuore e quindi per il senso, la bellezza e la verità della nostra vita. Tutti quelli che vanno a trovare un grande maestro o una persona virtuosa hanno il loro cuore vuoto, ma grazie all'incontro con Lui tutti saranno salvati e torneranno sulla strada di casa con il loro cuore pieno di soddisfazione. Che consolazione sentirsi dire che l'unica condizione per incontrare un grande maestro, un padre che possa ridestare la nostra vita, è quella di avere un cuore vuoto. Un cuore vuoto non è un cuore chiuso,
perché è un cuore pieno di desiderio di felicità, che anela alla soddisfazione, a una pienezza. Un cuore vuoto è soprattutto un cuore che non si riempie da sé, né di se stesso, né di quello che uno crede di potersi dare da sé o che strappa agli altri. La verità di un cuore umano nel vivere il vuoto che è, la capienza di infinito che è la libertà di andare a trovare un grande maestro, una persona virtuosa, noi diremmo un santo. La verità del cuore vuoto è il metterci in cammino verso chi ci può trasmettere una pienezza, il dono di una pienezza di cuore. È la verità del cuore vuoto del figlio prodigo che Gesù descrive così intensamente nel capitolo 15 del Vangelo secondo Luca. Dopo aver vissuto nella perdizione, ribellandosi al Padre, cercando di realizzare la soddisfazione del suo cuore lontano dal Padre, questo figlio si ritrova con un cuore e una vita svuotati del loro senso. Ma Gesù dice che è proprio allora che quest'uomo ritornò in sé, cioè ritornò a pensare al proprio cuore, e scoprendolo vuoto, triste, perduto, intuisce che solo il Padre potrà consolarlo, che solo aprendolo al Padre, così com'è, vuoto e triste com'è, la sua vita si può riaprire ad una pienezza. Mi alzerò, andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e verso di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. È così che il cuore dell'uomo, in qualunque condizione si trovi, ritrova una strada. La strada di casa, della casa del Padre, e riguadagna l'eredità. Non quella che ha dilapidato, ma che era un'eredità materiale. Un'eredità che non può mai valere quanto un cuore, ma l'eredità di essere figlio, di lasciarsi rigenerare dal Padre alla vita e alla felicità. Spesso, se l'uomo contemporaneo dilapida l'eredità paterna, non lo fa soltanto per sete di libertà, di indipendenza e di piacere, ma perché l'eredità che si è preteso di trasmettere, anche culturale, anche religiosa, era un'eredità senza paternità, che ha preteso di trasmettersi senza il Padre che la dona. Nessuna eredità è interessante se non trasmette con essa e per suo tramite un amore alla vita che si comunica solo da cuore a cuore, dal cuore del Padre al cuore del Figlio, dal cuore del Maestro al cuore del discepolo. Un'eredità che non trasmette il cuore di chi ci genera non è interessante e merita solo di essere dilapidata. Ma l'eredità che trasmette il cuore di una persona, di una famiglia, di una comunità, di un popolo, è sempre preziosa ed è incorruttibile. È un tesoro accumulato in cielo, come dice Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 6. Può sempre essere riguadagnata,
recuperata anche dall'oblio, anche dalla distruzione dei suoi segni nel tempo, nel tempio, nel tempo. Perché rimane viva, come una sorgente, l'ultima eredità di Cristo al momento della sua morte non è forse il cuore trafitto, il cuore vuoto perché svuotato nel lasciarci in eredità tutta la vita e l'amore che lo animano. Come lo ha ricordato il professor Abukawa, Don Giussani rimase impressionato dall'immagine del Bodhisattva Senyu Kanon, una divinità che con le sue mille mani, munite di strumenti diversi, esprime la compassione del mistero teso a venire in aiuto a tutte le necessità umane. Evocando questo episodio e questa figura con la nostra amica Wakako Saito, quando ci incontrammo a Milano, ci fu chiaro che mille mani tese ad aiutare tutti in tutto sono l'irradiamento di un cuore. Hanno cioè una sorgente, un centro di amore e compassione che si esprime in mille modi, ma che irradiandosi rivela un'unità, un centro, un cuore appunto. Noi vediamo le mille mani, ci sentiamo soccorsi da una compassione che ci tocca in un bisogno particolare, ma questo gesto, questo tocco, questa carezza ci fanno levare lo sguardo, ci fanno scrutare la loro origine, la loro sorgente. Ed è allora che intuiamo la natura profonda del mistero e che il mistero è un cuore, un amore infinito. Anche di Gesù si dice nel Vangelo che percorreva tutta la Galilea guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Nessuno poteva vedere il suo cuore, eppure ogni suo gesto lo svelava come mistero, il mistero profondo di Dio, ma anche come il mistero profondo dell'uomo. Perché ogni volta che un malato o un bisognoso sentiva la carezza del Nazareno, il suo tocco benefico e rigenerante, non si sentiva richiamato solo al mistero del cuore paterno e divino che irradiava quel gesto, ma anche al mistero del proprio cuore umano, raggiunto dall'amore del mistero, come il corpo o l'anima malati erano raggiunti dal gesto di compassione. È sempre il cuore, il terminale ultimo dell'amore del mistero, che ha compassione dell'uomo. E il cuore che si sente amato guarisce, è sanato, più profondamente e eternamente di qualsiasi organo malato che il Signore possa risanare. Io non so, io non capisco che intuizione del cuore del mistero hanno i nostri amici buddhisti. Io non posso cogliere cosa è dato loro di intuire del cuore che irradia mille mani traboccanti di compassione. Così come non so fino a che punto abbia per loro un significato il cuore trafitto del nostro Signore crocifisso e risorto. Perché per loro, come per noi, il cuore del mistero è insondabile, è il mistero del mistero. Ma se è insondabile il cuore del mistero del cuore, del nostro cuore, facciamo esperienza. E questa esperienza, pur misteriosa,
è come una lanterna nella notte che ci fa incontrare chi la porta accesa come noi. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre Egli, Gesù risorto, conversava con noi lungo la via? Il cuore dei discepoli di Emmaus ardeva come una lampada accesa che permetteva loro non solo di riconoscere Cristo, ma di riconoscersi l'un l'altro e di riconoscersi fino in fondo al cuore. Il mistero, conversando con l'uomo, nelle infinite possibilità che lo Spirito Santo esprime, ci rende capaci di riconoscerci, di riconoscere l'uomo, il mistero dell'uomo che ardi in fondo ad ogni cuore. E questa è l'origine e la consistenza dell'amicizia, di una comunione di cuori altrimenti impossibile. Mai i due di Emmaus si erano sentiti tanto uniti, tanto amici e fratelli, come nel momento in cui il mistero ha toccato e acceso il suo con il suo fuoco il loro cuore. Non è questo mistero, il mistero di questa amicizia accesa da un mistero più grande di noi, più grande delle nostre differenze e divisioni, più grande dei nostri dubbi e delle nostre convinzioni? Non è questo mistero di comunione dei cuori che ci rivela l'unità del mistero, l'unità di Dio al di là e al di sopra di quello che riusciamo a capire? L'ecumenismo è un cammino che avanza nella misura in cui l'esperienza dell'unico ed eterno mistero si fa sperimentare prima ancora che riusciamo a definirlo. L'amicizia, la sintonia dei cuori vuoti ma accesi, perché ardenti di sete di infinito, e che a questa luce si incontrano e camminano insieme, questa amicizia è il mistero che si lascia sperimentare, che si manifesta presente e amante l'umanità prima che riusciamo a parlare di Lui. Non finiremo mai di capire il mistero, come non finiremo mai di desiderarlo. L'ardore del cuore è l'inizio di un'esperienza infinita, di un cammino eterno. Sorprenderci a condividerlo, l'ardore del cuore, e sorprenderci magari a poter condividere solo questo, ci svela che anche la nostra amicizia è infinita, eterna, ed è il solo tesoro che quando lo scopriamo in terra è già conservato in cielo. Quando ho incontrato la prima volta il professor Abukawa con sua moglie, che ci ha offerto una delicatissima danza in kimono, non sapevo se ci saremmo incontrati di nuovo. Ma quando l'ho rivisto anni dopo al meeting di Rimini, come ora, mi sono accorto che lui ha tenuto accesa nel suo cuore la fiamma della nostra amicizia con un'intensità ben più ardente della mia. Ma questa sua fedeltà al desiderio del cuore vuoto ha riacceso subito anche la mia. E questa è la più grande compassione che il mistero possa esprimere attraverso un uomo: tenere accesa in sé la fiamma del cuore dell'altro, per riaccenderla in lui al primo incontro, come nella preghiera. L'amicizia più grande, che noi cristiani chiamiamo carità o comunione, è quando ognuno conserva accesa in sé la fiamma del cuore dell'altro,
come se il cuore dell'altro ci appartenesse quanto il nostro, come se il desiderio d'infinito dell'altro ci fosse caro quanto il nostro. Forse è questa amicizia che 30 anni fa è iniziata fra il professor Abukawa e Don Giussani, e per questo non potrà mai spegnersi, e per questo è così, la ereditiamo dal loro cuore per possederla e trasmetterla a nuovi cuori in un'eredità senza fine. E ci accorgiamo che il mistero, anche se ha 1000 mani, ci ama e ci tocca sempre con il suo cuore. Le ultime parole del professor Abukawa erano queste: l'esperienza mistica, cioè l'esperienza del mistero, è un momento in cui il mistero parla per noi e con noi, nella forma del Logos. E c'è un'esperienza particolare che il professor Abukawa voleva aggiungere e raccontare per arricchire questo suo intervento, un'esperienza particolare che ha nella visione della pietà di Michelangelo il suo centro, il suo fuoco iniziale. Perciò volevo pregare di aggiungere al suo intervento il racconto di questa esperienza di incontro con la pietà di Michelangelo. Quindi quello di Sinisa, va bene. Sore deva... 今本当ランセン生が、ご指名になりましたように、バチカンでの体験の一つに、法の最もお気に入りの一人として仕えておられた、司令だ神父の逸話がございますので、そのことを少しご紹介して終わりたいと思います。 Allora avrei bisogno rispondere appunto mio amico carissimo Roberto Fontoram, avrei bisogno spiegare un po' la mia esperienza. Un prete cattolico giapponese, si chiama Don Masayuki Shirieda, che ora purtroppo in paradiso, e che ha offerto e consacrato tutta la sua vita per la Santa Sede come sottosegretario del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, ha scritto un libro in giapponese intitolato. Sono go shōkai o Vatican Kyōkōchō ni teishin nasareta Don Shirieda Masayuki sensei wa 2006 nen han no go chōshō no kokoro ni kiseki o okosu kaiwa という タイトルの書物でバチカン宮殿サンピエトロ神殿に安置されているピエタ像について次のような叙述をなされています。Allora questo Don Masayuki Shirieda praticamente ha scritto un libro come intitolato, ma scritto un libro in giapponese purtroppo, non in italiano. E come titolo traducendo sarebbe chi fa accadere il miracolo, stampato nel 2006 nella lingua giapponese. Il libro, spiego un po', spiegazione del libro sarebbe: il libro presenta lo scambio di lettera fra padre Shirieda in Vaticano e una scrittrice cattolica, Ayako Sono, in Giappone. E in esso parla della famosa statua di Michelangelo, la Pietà, nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Pietà no zō no sakusha de arimasu Michelangelo shi wa bannen ni
ご自分の若い頃に作られた会心の作のピエタ像のことを回想して、あの時俺は神の霊感に導かれて大理石を掘り出したキリストとマリアの姿が自然に石から出てきた、掘り出されたんだということをおっしゃっていますが、全くその通り、今でもピエタの前に立つとその霊感が伝わってくると書いております。E quando Michelangelo è diventato vecchio, ricordandosi di come avesse fatto a realizzare la pietà con la massima contentezza, disse che mentre faceva il lavoro con il blocco di marmo, il senso della ispirazione ha guidato tutto il suo movimento e che così poteva riuscire a scoprire la figura di Gesù e della Madonna. 長いことじっとその像を見つめていると、いつかいつしかピエタの方から自分に話しかけてくるのです。そして私の体の中からある種の言葉を引き出してくれるのです。Don Schroeder ha scritto nel libro: posso immaginare quanto siano vere queste parole di Michelangelo, perché anch'io quando sto davanti a questa figura meravigliosa sento il senso di ispirazione che arriva dal mistero direttamente a me. Se guardo la statua della pietà concentrandomi, dopo qualche tempo comincia a parlarmi e poi ne emana una specie di logos, ovvero parole che esistono dentro di me, anche se questo tipo di esperienza è totalmente personale. Quando parlo di questa esperienza a chi ne ha fatto una simile, sentiamo sempre con stupore una profondità, unità. 私の中からある種の言葉を引き出すという、その言葉のことについて人様にそのことを話しますときに、それが私の体から出た言葉であっても、それを聞く人たちには一つの尊厳な体験を感ずると言って、そして皆さんが感慨にふけるものです。ミケランジェロの霊感が一脈通じているからなのでしょうと述べられています。私たちはこれらの教訓を心の光明として生涯を生き続けたいと存念する次第でございます。Don Masayuki Shirieda scrive che questo è possibile perché l'ispirazione di Michelangelo, quindi la volontà del mistero, arriva direttamente a noi tramite la sua opera d'arte. Vorrei vivere la mia vita intensamente, ricordando questo insegnamento di Michelangelo come luce del nostro cuore, anche se questo mondo diventa troppo caotico e siamo troppo individualisti. Grazie. Okay. Ho fatto bene come tempo. Prima di avviarci alla breve terza parte del nostro incontro, un piccolo epilogo con il canto. Sì. Interpreto bene, Wakako? Sì, ho capito tutto quello che succederà? Ma speriamo di no. Speriamo di sì. E, no, volevo chiedere brevemente a padre Lepori, c'è una cosa che ha detto in conclusione del suo bellissimo intervento. Ereditiamo l'amicizia che 30 anni fa è iniziata tra il professor Abukawa e Don Giussani. La ereditiamo per possederla e trasmetterla. Voglio chiedere come facciamo a riguadagnarla, questa amicizia? Ma
quello che è avvenuto fra Don Giussani e il professor Obukawa, per noi, come dire, è un incontro fra due padri e il loro incontro è un'eredità. Don Giussani è già in paradiso e auguro lunga vita al professor Obukawa, però ci lasciano un'eredità di padri, no? E quando l'eredità che riceviamo, quando se non vogliamo un amore, un'amicizia vissuta dai nostri padri, se non vogliamo ridurla a un ricordo del passato, dobbiamo viverla fra di noi, dobbiamo viverla fra fratelli, fra sorelle. Cioè questo che tiene vivo un'esperienza del passato e la trasmette e non la riduce a qualcosa che manipoliamo e quindi che derubiamo al mistero. Credo che la grande eredità è anche, ogni eredità è un compito, e di continuare questa amicizia con le persone che da quell'incontro sono state coinvolte, sono state generate in un modo o nell'altro. E questo è anche la natura della Chiesa, cioè il testamento di Gesù: amatevi gli uni gli altri come fratelli, come io ho amato voi. E penso che anche ogni esperienza in cui il mistero si affaccia in un'esperienza di amicizia lascia un'eredità di amicizia da accogliere e da vivere, che diventi anche un compito, cioè una fedeltà, un non dissipare questo dono. E questo è forse la provocazione più grande che la libertà dell'uomo può ricevere da una paternità. Bene, allora penso che abbiamo vissuto, come diceva, prendo una parola a prestito dal professor Obukawa, con grande intensità questo nostro ora che abbiamo passato insieme. Credo che c'è, come ho detto, un epilogo che adesso Wakako ci introduce ancora all'ultima parte. L'ultima parte io faccio. È sorpresa. Sì, sorpresa per voi. Sorpresa per voi, perché ci sarà qualcosa che possiamo continuare, no? Giusto. Allora vogliamo regalarvi, perché come conclusione, come vediamo davanti ai nostri occhi, così bellissima l'amicizia fra cristiani buddisti. Perché la Marina e Guia sono venuti in Giappone quando c'è stato il terremoto. Loro sono venuti per cantare per i nostri popoli che sono proprio distrutti, hanno perso improvvisamente tutto. Lì è nata amicizia bellissima, perché hanno imparato la nostra canzone popolare, si chiama Sakura, che è il fiore che noi amiamo. Ora facciamo qualche regalo per tutti voi, perché appunto siete voi amici carissimi. Grazie. Allora, intanto che si preparano, vi voglio ricordare che per chi vuole ripercorrere la storia di questa amicizia nata 30 anni fa, c'è la mostra fotografica di testi, dove viene anche pubblicato e riproposto il meraviglioso, assolutamente straordinario intervento che Don Giussani tenne alla conferenza al Centro Culturale di Nagoya, che diede spunto, fu l'occasione da cui nacque un po' tutta questa storia. Questo testo è pubblicato lì nel pannello e viene anche ripercorsa attraverso fotografie, didascalie, questa nostra storia che abbiamo condiviso insieme, che abbiamo il compito
di continuare, come ci diceva l'abate Lepori. Questa piccola mostra si trova nella Hall Sud ed è un invito a tutti di poter dare un'occhiata. Infine, prima di Sakura, ricordo che anche quest'anno è possibile contribuire alla costruzione del meeting attraverso donazioni, è un momento marketing questo. E a questo scopo, all'interno di numerosi padiglioni troverete le postazioni Dona Ora. Le donazioni dovranno avvenire unicamente presso i desk dedicati, dove sarete accorti da volontari che indossano la maglietta verde Dona Ora. E adesso ci apprestiamo ad ascoltare questo canto che chiude questo nostro incontro e che riapre un'altra storia che vedremo e vivremo assieme negli anni successivi. Grazie, grazie. Professor Abukawa. Grazie. E qui è richiesta anche la presenza di Don Ambrogio, che è stato evocato, Don Ambrogio Pisoni qui in prima fila, è stato evocato da professor Abukawa, e sono Don Ambrogio è un altro dei volti che compone tutta questa nostra meravigliosa avventura. Allora, grazie professor Abukawa, grazie moltissimo all'abate Lepori e vi auguro buon proseguimento di meeting sulle note di questa canzone.